Ma la tradizione storica, siamo partiti dal dopoguerra, sono 70 anni, l'Italia del dopoguerra e la ricostruzione. Successivamente poi la Federazione dello Sport Internazionale, la FISU, retta da Primo Nebbiolo, presidente fino al 99, la sua scomparsa. Grandi campioni, grande lo sport, noi ci interroghiamo, abbiamo il diritto di essere eredi di questi uomini e quindi ci proviamo con un progetto da declinare al futuro. Lo sport universitario è vivo, è una federazione che vive in 50 università italiane, ha una struttura molto solida, ha impianti sportivi in tutta Italia, è una realtà che in combinato con l'università riesce a far fare sport in questo momento a oltre 150.000 studenti universitari. Vi racconto solo la parte relativa agli studenti universitari, che sono il 10% della popolazione studentesca nel nostro paese. Oggi qui presentiamo un progetto importante che è camminare insieme, CUSI, CONI e CRUI in un connubio perfetto. In cosa consiste il progetto? Ma camminare insieme è una metafora. Come tutte le metafore, dice un proverbio africano, se vuoi vincere cammina solo, se vuoi andare lontano cammina insieme. Noi siamo partiti dalla seconda parte, vogliamo andare lontano e vogliamo insieme con l'università creare un nuovo progetto, una cosa credibile, reale, che offra un servizio allo sport, alle università. Lo sport quindi che è diretto sostanzialmente non più solo al record, ma alzare la qualità media dei giovani delle nostre università. E poi da questo anche il campione. Però cambia e si ribalta. Andiamo verso tutti i giovani e soprattutto verso un progetto educativo che metta insieme la forza dirompente della cultura e la forza dirompente dello sport.